È partito presso la sede CLAI di Benevento il nuovo percorso formativo di Round Consulting, i 5 Basics per l'espansione aziendale. La società di consulenza alle imprese, in collaborazione con la CLAI del presidente Antonio Campese, ha dunque lanciato un progetto di formazione per imprenditori e collaboratori di aziende di ogni settore, che vogliono dare nuovo impulso alla produttività e trovare nuovi spunti per ottenere migliori risultati nell'attuale scenario del mercato. L'importanza del team di lavoro e della scelta dei compagni di viaggio, il tema su cui il formatore Pasquale Tardino, business e sport coach di Ram Consulting, ha incentrato il suo intervento dinanzi ad una platea ristretta di imprenditori di tutta la Campania. Ma nel mio caso è quella di saper organizzare e di credere che ognuno di noi ha qualcosa che veramente si deve ritrovare e portarlo fuori. Che se uno arriva a un certo punto, poi dopo si ferma, deve capire bene perché si è fermato e quali sono le sue potenzialità, perché è arrivato a un certo punto e si è fermato. È fondamentale che i collaboratori abbiano questa voglia di crescere insieme all'azienda. Dico sempre ai miei collaboratori: se cresce l'Elpacopi, cresce tutto l'insieme. Gli imprenditori sembra abbiano finalmente acquisito la consapevolezza di mettersi in gioco per uscire dalla crisi che ha attanagliato il mercato in questi ultimi anni, e Ram Consulting ha voluto col suo apporto indicare la strada verso il successo e proporsi come soluzione alle imprese desiderose di segnali di crescita e di ripresa. Ma in effetti oggi abbiamo focalizzato su un punto fondamentale che forse non viene sempre considerato in fase di, appunto, di selezione, o forse non riceve la giusta attenzione. E in realtà abbiamo visto come contornarsi di persone che siano in grado di, che siano motivate, in grado di dare una mano per raggiungere uno scopo che è quello comune di tutti, è fondamentale per la crescita, perché non si può pensare comunque di raggiungere un obiettivo da soli. Quindi ecco, è un'operazione fondamentale a cui spesso magari non si bada troppo presi appunto da altre situazioni. La chiusura di giornata è coincisa con il lancio del secondo dei 5 appuntamenti, che avrà luogo nella stessa sede martedì 18 marzo dalle ore 15.30 alle 18.30, e che avrà come tema la comunicazione e la percezione del brand come elemento differenziante di un'azienda rispetto ai competitor.